24 febbraio 2022 l'esercito russo inizia l'invasione dell'Ucraina. Poche ore prima Putin descrive l'Ucraina come i territori che ora si definiscono ucraini. Già il 21 febbraio aveva ribadito che l'Ucraina sarebbe un'invenzione di Lenin e che Khrushchev nel 1954 avrebbe ceduto alla Repubblica Socialista Sovietica di Ucraina la Crimea come compensazione post-bellica. L'azione del governo russo è infatti orientata all'annientamento del paese invaso e alla sostituzione del governo democraticamente eletto con uno sottomesso al regime del Cremlino. Il sentimento nazionale e l'identità ucraini sono antichi, precedono la Russia zarista e si manifestano con tutta la loro forza nell'eroica resistenza del popolo ucraino. All'inizio degli anni 30, Stalin impose la collettivizzazione delle aziende agricole e la requisizione dei raccolti. Chi si fosse opposto alla requisizione dei prodotti agricoli sarebbe stato condannato alla reclusione, alla deportazione o alla morte. La carestia conseguente e le misure repressive del governo produssero in Ucraina circa 4 milioni di morti. 4 Nel 2003, Russia e Stati Uniti firmarono una dichiarazione congiunta di condanna di quei fatti. Nell'ex Unione Sovietica, milioni di uomini, donne e bambini furono vittime delle crudeli azioni politiche del regime totalitario. La Grande Carestia del 1932-1933 in Ucraina, Holodomor, causò la morte di milioni di vite innocenti. Il 23 ottobre 2008 anche il Parlamento europeo riconobbe il genocidio, definendo l'Holodomor uno spaventoso crimine contro il popolo ucraino e contro l'umanità. Vogliamo ricordare quella immane tragedia perpetrata da uomini contro altri uomini. Vogliamo manifestare al popolo ucraino la nostra vicinanza e solidarietà. Vogliamo ricordare alla società civile italiana ed europea, ai partiti politici, alle associazioni, che il diritto alla vita e alla libertà di quel popolo è di nuovo minacciato dal regime totalitario che siede al Cremlino. Vogliamo invitare la società civile e le organizzazioni politiche a unirsi in difesa della libertà e della democrazia, fondamenti della nostra Costituzione e dell'Unione Europea. Invitiamo tutti ad aderire alla giornata di commemorazione dell'Holodomor, in memoria di tutti gli uomini, le donne e i bambini uccisi dalla follia di una dittatura. La battaglia di resistenza ucraina non è soltanto una battaglia in difesa di un territorio, è soprattutto una battaglia di un popolo libero contro l'oppressione e il sopruso. È la battaglia in difesa dei valori fondanti della nostra società democratica. Stare dalla parte del popolo ucraino è un dovere per ogni cittadino libero. Uniamoci alla diaspora ucraina nella giornata mondiale in memoria dell'Holodomor, il 26 novembre di quest'anno, a Bologna, alle ore 17. Per ogni cittadino libero. Alle ore 17. Vogliamo ricordare quella immane tragedia perpetrata da uomini. La battaglia in difesa dei valori fondanti della nostra società democratica. Vogliamo ricordare.